Share è una startup che si è data e società benefit, ovvero una società che si impegna a dare valore al territorio, a dare ricaduto alle comunità locali, e da questo punto di vista noi da un paio d'anni siamo radicati in particolar modo nella provincia di Pesaro Urbino, perché abbiamo avviato diverse collaborazioni con i comuni, in particolar modo i comuni dell'entroterra che sono diventati amici di Shareland, con la Confcommercio di Pesaro Urbino, con oggi lo attestiamo il distretto bio delle Terre Marchigiane, tutte realtà con quale noi insieme in forma coesiva stiamo valorizzando il patrimonio, mettendolo in narrazione per far sì che tutto questo raggiunga turisti desiderosi di vivere in modo sostenibile il territorio, apprezzando non soltanto le realtà più blasonate, quelle più conosciute, ma anche quelle meno note, altrettanto piene di valore e di interesse per un turista che vuole sentirsi cittadino temporaneo di queste località. Noi abbiamo scelto Shareland, la piattaforma Shareland, che è la prima piattaforma esperienziale nazionale, come uno dei veicoli per promuovere ulteriormente il nostro progetto dell'itinerario della bellezza. L'itinerario della bellezza è un insieme delle opportunità e delle esperienze che si possono vivere sul territorio, nel territorio dei 13 comuni che partecipano appunto al nostro progetto. Shareland è questa piattaforma straordinaria nazionale che appunto consente di valorizzare ancora di più il nostro itinerario. Peraltro Shareland, essendo nazionale, supera di gran lunga tutte quelle che sono le esperienze che nascono un po' come funghi sul territorio, no? Qui ogni comune si sveglia e fa il sito che poi non guarderà nessuno. Qui invece abbiamo un'opportunità nazionale per far vedere le eccellenze e le esperienze che si vivono sul nostro territorio. Noi come Confcommercio ci siamo assunti l'onere di fare conoscere Shareland ai comuni, molti della nostra provincia sono già inseriti in questa piattaforma, di farlo conoscere alla regione, abbiamo già fatto ieri l'incontro in Regione Marche, e poi di fare conoscere questa piattaforma e le sue opportunità alle nostre imprese, perché una delle caratteristiche di questa piattaforma è non solo di creare una vetrina per le aziende, ad esempio della ristorazione o dell'agroalimentare, ma gli dà anche l'opportunità di fare e-commerce, quindi di commercializzare i propri prodotti, peraltro con delle commissioni che sono molto inferiori rispetto alle commissioni che normalmente fanno pagare i grandi player dell'e-commerce a livello nazionale. I contatti con Shareland risalgono a prima che il distretto biologico si costituisse, quindi già sapevamo di questo strumento innovativo digitale che si sposa perfettamente con lo strumento innovativo che è il distretto biologico, ecco, nel nostro territorio. Ecco, poi ci sarà anche questo distretto unico regionale al quale Terre Marchigiane ha dato manifestazione di interesse nella sua interezza, quindi scuole, associazioni di categoria, compresa Confcommercio Marche Nord e tutte le aziende agricole, facciamo parte, diciamo, abbiamo dato manifestazioni di interesse al distretto unico regionale perché riteniamo uno strumento molto importante e vorremmo essere veramente collaborativi per fare veramente della Regione Marche la più grande regione biologica d'Europa.